Buonasera a tutti, siamo qui riuniti per parlare del terzo film che ho visto in questa nona edizione del 2016, del nuovo film, nuovo cinema israeliano che si sta svolgendo in questi giorni allo spazio Oberdam a Milano. E, attenzione agli spoiler, questo è un brevissimissimo video semplicemente per stimolare la curiosità su questa manifestazione, su questa cinematografia e delle riflessioni proprio sui temi che trattano questi film. Il film che ho visto per secondo oggi è il film The Farewell Party, che ha vinto anche dei premi, infatti si è aggiudicato 4 premi all'Accademia del Cinema Israeliano. È un film che fortunatamente non mi sono persa, perché io, come ho letto la trama, ho letto che era ambientato in una casa di riposo con questi anziani che si mettono d'accordo, insomma, per rispettare il volere di morire di alcune persone. Quindi si parlava di eutanasia. Per cui, come ho visto eutanasia, ho detto no, non ce la posso fare in questo periodo a vedermi un film sull'eutanasia. Cioè già mi aspettavo qualcosa di particolarmente faticoso, pesante, eccetera. Invece in realtà questo film è molto carino proprio perché utilizza un linguaggio di sketch, un linguaggio buffo, molto divertente, per far riflettere le persone su un tema in realtà molto importante e da affrontare, quale è quello dell'eutanasia. E non si parla di eutanasia, non so, cioè non immaginatevi una Englaro, un Welby, cioè si parla di un'eutanasia per anziani che arrivano, non so, ai 90 anni, agli 80 anni, oppure che hanno delle malattie invalidanti e che in qualche modo hanno o meno, insomma, si chiede il film, il diritto di non pesare sugli altri, di lasciare l'immagine che vogliono di loro stessi agli altri, alle persone che amano, di non far scomparire, cioè di non sentirsi proprio scomparire di giorno in giorno. Infatti, ad esempio, una delle protagoniste, una signora che avrà una demenza senile, un principio di Alzheimer, comunque insomma si dimentica le cose, non è completamente presente a se stessa. In alcune scene, non so, ad esempio torna a casa e mette la borsa nel frigo, oppure non si ricorda più quante uova ha messo in una ricetta da un secondo all'altro. E lei dice una cosa molto importante, perché dice: io perdonatemi, cioè in questo ultimo video prima di morire dice perdonami alla figlia, perché io comunque mi sento di poter fare questa cosa perché sto perdendo un pezzo di me stessa ogni giorno. Insomma, un tema importante, un tema di cui parlare, però di cui parlare in un modo originale e un modo che, non essendo pesante, riesce davvero a prendere più persone e l'attenzione di più persone su una cosa che sarebbe bene affrontare sia dal punto di vista individuale che di stati. Il film è ovviamente in lingua originale, c'erano i sottotitoli in italiano e non è stato comprato in Italia, per cui era una delle rare occasioni di vederlo in Italia, e vi consiglio di vederlo se volete passare un'oretta davvero a ridere, ma nello stesso tempo l'ora dopo a pensare a un tema che forse ci prenderà tutti, chi può dirlo? No, dal punto di vista del regista, insomma, questo ovviamente non tanto quello che accade a noi personalmente, ma quanto accade intorno a noi e ci riguarda sicuramente. Arrivederci, ciao!